Rita Dalla Chiesa si lascia andare ad uno sfogo sul web, dove è molto attiva, le parole della giornalista e presentatrice televisiva. Sono giorni indubbiamente particolari, questi, per Rita Dalla Chiesa. La popolare giornalista e conduttrice televisiva, 75 anni il mese prossimo, vive con partecipazione il ricordo della stagione dell'estate. Ricorreva infatti pochi giorni fa il 30ennale della barbara uccisione del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, in via D'Amelio a Palermo, che seguiva di poche settimane quella avvenuta a Capaci e che aveva visto come vittima il giudice Giovanni episodi che la Dalla Chiesa avverte dentro di sé in maniera particolare, visto che anche suo padre, il generale Carlo Dalla Chiesa, fu vittima della mafia nel 1980. Il ricordo rimane sempre vivo e non di rado Rita, apprezzatissimo personaggio televisivo e molto attivo sui social, Instagram ma soprattutto Twitter, dal quale commenta molto spesso ciò che succede nel mondo dello spettacolo e non, si lascia andare a esternazioni sui Rita Dalla Chiesa, il peso dei ricordi e del dolore, nessuno potrà mai capire, la vicinanza dei fan. Proprio in questo periodo così particolare, come dicevamo, il ricordo si fa più forte e anche le sensazioni dolorose che questo provoca, un qualcosa che non andrà mai via e che la Dalla Chiesa spiega con un post su Twitter. E un dolore che non va mai via, scrive, che ti rimane attaccato alla pelle. Che si rinnova nel ricordo di altri dolori, di altre fa, che nessuno, anche la persona che ti ama di più, se quel dolore non l'ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita. Un messaggio che assume un significato molto profondo e che viene a sua volta partecipato dalla community. I numerosi follower di Rita, oltre 200.000 su Twitter, rispondono con tantissimi messaggi di sostegno. Del resto, l'esempio dato dal generale Dalla Chiesa, uomo integerrimo, e da sua figlia, professionista e donna di grande dignità e classe, non può passare inosservato. E in molti manifestano la loro vicinanza e il loro ricordo, ora e sempre.